Far tornare la gente a bere dai rubinetti di casa, controllare i contatori che registrano consumi anomali e sostituire le reti idriche più vecchie ormai colabrodo. Sono alcune delle richieste avanzate oggi al Comune di Pescara, al presidente dell'ACA Giovanna Brandelli, da Luigi Di Corcia, Marco Pierotti e Franco Venni, presidenti delle associazioni ACU, ANACI e ARCO, che tutelano gli amministratori condominiali immobiliari e i consumatori. Durante il convegno Emergenza Acqua, Carenza Servizi e Qualità, che ha visto tra i relatori il biologo Giovanni Damiani, le associazioni hanno ricordato che da indagini realizzate dall'ARCO nel 2019 in provincia di Pescara, il 67% della popolazione non beveva acqua del rubinetto rispetto al 46% registrato nel 2005 e che il 78% di queste persone viveva nei condomini e il 46% nelle case singole. Abbiamo chiesto innanzitutto la riparazione delle reti idriche, quindi di riottenere questo tipo di servizio in maniera molto più precisa rispetto a quello invece che è accaduto negli ultimi 2 anni, dove soprattutto nei mesi estivi l'acqua al rubinetto per moltissimi cittadini pescaresi e chietini è mancata quasi del tutto. Abbiamo chiesto al comune e agli enti la possibilità di avere delle agevolazioni per poter acquistare delle autoclavi e rendere fruibile il servizio ai condomini. Diciamo che almeno un 20% delle abitazioni che sono a Pescara hanno bisogno di autoclave in questo momento. Non ci va bene che ci siano delle sostituzioni con le casette dell'acqua o con le acque minerali. Questo è un diritto dei cittadini e chiediamo all'ACA, ma anche al Comune, di vigilare perché queste cose avvengano. E chiediamo anche agli amministratori condominiali di provvedere a fare sempre le analisi dell'acqua all'interno dei condomini. La presidente Brandelli ha annunciato che l'ACA sta programmando interventi per contenere i disagi. ACA ascolta, ACA è presente e ACA è trasparente. Quindi noi ci teniamo particolarmente a questo canale di comunicazione diretta con gli utenti, ci teniamo affinché gli utenti comprendano che c'è stato un cambio di marcia all'interno di questa azienda, una ristrutturazione tutta quanta rivolta in direzione dell'utente. Abbiamo intercettato delle criticità impensabili, chiaramente, 2 anni di siccità e il Covid. Stiamo cercando di attivare adesso una campagna di comunicazione sull'uso sostenibile dell'acqua, che passa anche attraverso l'installazione delle autoclavi, perché l'installazione delle autoclavi permette una giusta regolazione della pressione nei punti terminali. Noi ci siamo preoccupati di fare una progettazione dettagliata per la distrettualizzazione delle reti e il rifacimento dei tratti obsoleti. Abbiamo dei progetti praticamente pronti e aspettiamo i bandi del PNR.